Siamo col presidente del AC Palermo, Angelo Pizzuto. Commentavamo poc'anzi con l'assessore allo sport una giornata davvero importante perché presentiamo il nuovo restyling di questo museo, che è un patrimonio per tutti noi, per Termini Imerese, per la nostra regione. Diciamo che ci tocca conservare questo importantissimo brand, che è quello della Targa Florio. Sì, è un'iniziativa che è nata diversi anni fa e che col tempo è diventata sempre più importante, sempre più punto di riferimento, intanto per i collezionisti, per coloro i quali vogliono sapere di Targa, per coloro i quali vengono e quindi vogliono respirare quest'aria. Questo museo è in collegamento con quello delle tribune di Floriopoli, una cosa molto importante che negli anni l'ACI ha tentato di rilanciare, e adesso questo restyling come ulteriore segno di attenzione nei confronti di una storia, nei confronti di una città che ha rappresentato molto la Targa Florio come Termini Imerese, ed è per questo che quest'anno torniamo qui col Parco Assistenza al stabilimento Fiat, oggi Blue Tech, e con la prova spettacolo che quest'anno si annuncia veramente spettacolare. Sì, tra l'altro un impegno quello dell'ACI Palermo, che diciamo sarà a 360 gradi qui sul territorio di Termini Imerese, perché sappiamo che anche grazie alla scuderia Imera Corse avete promosso diverse iniziative che diciamo riempiranno i weekend diciamo qui sulle Madonie in questa estate diciamo che ci stiamo per in cui ci stiamo per appunto buttarci. Sì, ci saranno due grandi eventi sportivi del nostro calendario. Quest'anno il calendario dell'Automobile Club è molto fitto, sono 11 competizioni, di cui due a Termini. Una torna la gara di velocità in salita, la Termini Caccamo, una gara storica molto bella, secondo me tra le più belle gare della Sicilia del settore. E poi l'altra è il Rally Imera Event, è un rally che coinvolgerà quattro territori, organizzato dalla Imera Corse in collaborazione con l'Automobile Club, ed è un progetto pilota, un esperimento che stiamo facendo e che vogliamo portare avanti nei prossimi anni per dare agli appassionati di questo territorio e degli altri che saranno coinvolti dal rally una opportunità di vivere una gara anche nei loro territori. Parlavamo del ritorno della Targa Florio qui a Termini Imerese, in cui diciamo, per anni è stato diciamo, il centro nevralgico della direzione gara, abbiamo ospitato da sempre piloti. Diciamo che è importante anche il ritorno della Targa Florio per rilanciare il turismo, quindi l'automobilismo sportivo si pone come volano diciamo, per rilanciare i nostri territori, che sappiamo offrire bellezze naturali davvero, davvero importanti. Sì, certamente la Targa Florio ormai quest'anno è una consacrazione di un evento che, oltre a essere un grande evento sportivo, è anche un evento importante dal punto di vista turistico e di attrattiva di tante persone, tanti appassionati intorno al mondo. Su questa scia vogliamo continuare anche con le altre gare. Termini è un paese molto importante. E negli ultimi anni ci eravamo un po' allontanati, perché devo dire la verità, ci vuole anche molta collaborazione, molta passione per poter organizzare una gara. Non è soltanto un fatto economico, non è soltanto un fatto di mezzi, è anche un fatto di conoscenza, di promozione, eccetera. Quest'anno abbiamo deciso di tornare e vogliamo valorizzare la situazione nuova che c'è agli stabilimenti Fiat, con la Blue Tech, e vogliamo sostenere attraverso questa grande gara le attività produttive e soprattutto le attività turistiche. Un'ultima battuta, parlavamo appunto dello sport automobilistico come volano per il turismo. Non dobbiamo dimenticare di un altro importante patrimonio, che è quello della Targa Florio Classica e del Ferrari Tribute, che avranno luogo ad ottobre. E ormai sappiamo essere davvero, davvero importanti per questo territorio, sono uno spot vero e proprio per le nostre bellezze. Sì, la Targa Florio Classica ormai è cresciuta molto, siamo oltre 100 vetture e abbiamo circa 70-80 vetture del Ferrari Tribute al seguito, quindi ormai è una grande realtà che unisce lo sport alla visita, al fatto turistico e al fatto culturale. Su questo noi ci siamo concentrati negli scorsi anni con grande successo, addirittura a tal punto da esportare il modello della Targa Florio Classica anche in altre realtà come quella dell'Australia, per esempio, dove ha avuto una grande accoglienza. Quindi quest'anno l'esperimento si
torna separato dal moderno, sono due tipi di gara diversa, sono due tipi di appassionati diversi, e quindi durante il corso dell'anno avremo proprio questi due appuntamenti, sia classica che moderna, per rilanciare ambedue i settori. E non soltanto questo, l'ultima settimana di settembre ci sarà di nuovo la Targa Florio motociclistica alla 21esima edizione, che l'anno scorso ha avuto un grandissimo successo di pubblico e di critica, al punto da convincere noi e il direttore di gara e organizzatore De Petri a ripetere l'esperimento. L'anno scorso c'erano oltre 400 partecipanti, quest'anno ce ne aspettiamo quasi un migliaio. Quindi tra queste tre manifestazioni riusciamo a coprire tutto il corso dell'anno e soprattutto tutti gli appassionati che si avvicinano al motorsport, chi al rally moderno, chi alle auto storiche e soprattutto anche ai motociclisti, che è un segmento assolutamente da non trascurare. Siamo con Giancarlo Minardi, una leggenda, diciamo un importante personaggio del motorsport italiano ed internazionale. Parlavo poc'anzi col sindaco, scambiando due battute, diceva che ha scoperto talenti come Alboreto, io ci ho messo Alonso e Giovinazzi perché sono, diciamo, dei miei tempi, sì. Fa piacere avere attenzione da parte di un personaggio come lei. Ma è sempre un piacere venire qui in Sicilia, in modo particolare con gli inviti che Nuccio mi fa periodicamente. Credo di aver trovato in Sicilia una mia seconda giovinezza, quando ho collaborato con ACI Sport per i 100 anni della Targa Florio, e devo dire che è stata una delle esperienze più belle della mia vita sportiva, con un pubblico molto appassionato che mi vuole ancora tuttora molto bene, per cui vengo sempre volentieri in Sicilia. È un piacere per me rinnovare questo rapporto di collaborazione e di amicizia, e quindi forza, questa è una bella iniziativa, va a merito a Nuccio che ha insistito e ha ottenuto le risorse per farlo. Io gli auguro tanta buona fortuna, perché merita per la storicità che lui riesce a dare alla Targa Florio. Siamo felici di avere anche il patrocinio della regione per questa importante giornata. Abbiamo poc'anzi parlato col presidente Pizzuto, sappiamo che la targa ritorna qui a Termini Imerese, quindi segno di una importante attenzione anche da parte della regione verso questo brand, diciamo. Sicuramente posso darvi un'anticipazione, già è stato concesso con Nulla Osta e la sovrintendenza di Palermo l'uso di Piazza Massimo al fine di consentire l'allestimento del palco per la partenza, che sarà sia per quella moderna, quindi la prima settimana di maggio, nonché per quella di ottobre, che sarà quella organizzata dai grandi eventi di ACI Sport e che sarà la classica. Quella sarà veramente una chicca e una perla. Sì, una chicca. Ricordiamo che c'è anche il Ferrari Tribute a seguito, diciamo, di questa targa classica, che porta qui concorrenti da tutto il mondo, sia con il Ferrari Tribute che con la targa classica. È un vero e proprio spot, come diciamo poco fa, per le nostre bellezze naturali e paesaggistiche. Sicuramente quando i nomani camminano in abbinata, io credo molto nelle sinergie. Quando Ferrari sposa il marchio Targa Florio, sicuramente vuol dire che c'è un ritorno anche di merchandising e anche pubblicitario del mondo, e queste sinergie mi piacciono moltissimo. Io sono un amante del motorsport, del rally, di tutto quello che va in velocità. Ho trovato delle persone nel mio percorso molto attente a questa nostra passione di siciliani, quella della radio e quella di appassionati, gente che ha passione come Nuccio Salemi, e anche nelle istituzioni abbiamo il presidente Angelo Pizzuto come ACI Palermo, che dà sicuramente un forte contributo e un impulso a questo volano che gira intorno al nome di Targa Florio. Passiamo a Nuccio, che dire con Nuccio? Un termitano, diciamo, in qualità di direttore di un patrimonio così grande a Termini Imerese. Sappiamo che sei un grande amante e un grande storico, diciamo, di Targa Florio. Ma guardate, io l'ho detto mille volte, no? Io ho perso il lavoro a 40 anni. Sentendo un po' in giro per il mondo, ci sono state catastrofi familiari, catastrofi così. Io a 40 anni, non avendo più un posto fisso di lavoro, mi sono riscoperto, ho rispolverato la mia antica passione, perché io la targa l'ho vista, eccetera. E penso che
e pensavo di realizzare un qualcosa di simile. Beh, oggi ci sono riuscito, lo voglio trasmettere alla gente di Termini Imerese, che mi pare molto piangucolosa in questo momento. Io dico che ognuno di noi ha delle grandi potenzialità, magari io sono forte in questo senso, un altro sarà forte in un altro senso, ecco, tutti insieme, senza chiedere nulla alle istituzioni, che poverine non possono dar nulla in questo momento. Quindi rendiamo la nostra città bella, pulita, appetibile. Io faccio, come vedete, due telefonate, arriva qua mezzo mondo, quindi questa gente oggi rimarrà in città. Città significa vivere, la città significa economia, significa crescita, significa promozione del territorio. Ecco, pensiamo a quello. Perché Termini Imerese è l'unico albergo, a parte quello di Francesco Di Stefano, che veramente dobbiamo aiutare, eccetera, ma l'unico albergo è stato costruito con i soldi dei Florio, che è il Grand Hotel delle Terme, che è la principale attività e la risorsa che potrebbe risollevare. Quindi invito tutti quanti a snellire le pratiche, perché la gente vuole venire in Sicilia, vuole venire in città, ma deve trovare anche i posti. Anziché fare le solite panetterie, che ce ne sono 2000, cominciamo a fare B&B, parlo con voi ragazzi, perché la gente che viene qua ha voglia di dormire qua, ma se noi non ci diamo un letto e non ci diamo un caffè giusto, è chiaro che vanno via nel comprensorio, ok? La targa è sintesi di tutto questo. Ok, ora facciamo leggere una poesia a un noto poeta termitano dedicato a Nino Vaccarella. Vi ringrazio. Siete a casa quando volete. Siamo con l'inviato, diciamo, degli anni d'oro della Targa Florio, il professore Amodeo, qui con il preside volante Nino Vaccarella, una leggenda per tutti noi siciliani, vincitore della Targa Florio. Di più Targa Florio, ne ha vinto 3, ma potevano essere 8. Oggi Nino ha tagliato ancora un prestigioso traguardo e qui, come un magico richiamo, si è radunato la grande folla della Targa Florio, quella folla di ieri, di oggi, di sempre, che ti applaudiva per quelle magiche strade che hanno segnato la storia dell'automobilismo. Termini, Vaccarella, Madonie, Targa Florio è un tutt'uno, perché anche se si è corso le Madonie, la Targa Florio è nata a Termini Imerese, al Grand Hotel di Termini Imerese. Nino Vaccarella, Termini ha un privilegio di chiamare socio onorario nel 2006, cittadino onorario di Termini nel 2006, socio onorario del Lions nel 2006, quando al Grand Hotel della Terme abbiamo celebrato il centenario della nascita della Targa Florio, mentre l'anno scorso abbiamo celebrato il centenario della grande e prestigiosa corsa. Nino è la targa. Nino, senza tema di smentita, è il più forte pilota del mondo su strada. Qua non ci piove completamente, è il vero pilota, non si vede in pista, si vede in strada. Era la macchina a ordinare, a comandare, il pilota ordinava la macchina, comandava la macchina. E lì sono state creste le pagine più belle dell'automobilismo. Nino, io sono stato sempre vicino a te, ho visto tutte le Targa Florio da ragazzo, dal dopoguerra a oggi, e nel mio cuore è rimasta quella storia che tu hai scritto e hai consegnato alla storia dell'automobilismo. Grazie per le belle parole, sei molto affettuoso e ricordi tempi molto belli dei quali io sono stato uno dei protagonisti, grazie. Grazie a te. Perché io ho il privilegio di aver conosciuto il grande Fangio, tutti sono venuti qua, mi ricordo in particolare, Ickes, grande pilota di Formula 1, ha chiesto il giornalista lì, quando prende accerta l'hai superato. Perché eri e sei formidabile e queste pagine non si possono dire. Grazie Nino per quello che hai fatto per la Sicilia, la storia del turismo, per tutti noi. Il prestigioso traguardo di oggi ti dice di guardare. Grazie a voi, grazie a voi.